Buongiorno caro il mio Gottardone, sono le 5:50 qua a Londra, Regno Unito, 6 gradi, tempo di merda, pioggia, catinelle, vaffanculo, vai di moni. Eros, Eros, maledetto frocio, devi tornare, devi tornare! Guardate, innanzitutto buongiorno, ti chiedo 2 minuti di massima serietà. Io e degli altri ascoltatori stiamo organizzando una raccolta per un ascoltatore un po' particolare. Bello. Il quale si trova in un momento di bisogno. I beni che servono, i beni da donare, soldi, non sono tanti, anzi è solo uno: la merda. Dovete cagare in un sacchetto. Il nostro Eros ha bisogno e noi dobbiamo dargli il massimo sostegno. Ma che schifo. E vi arriverà un sacchetto, dovrete cagarci dentro, spedirlo a Gottardo. Ma neanche per idea. E Gottardo penserà a consegnarglieli di persona. No. Grazie. Grazie Alberto della disponibilità e dell'attenzione. Grazie. Grazie. Buongiorno, bastardi che senza gloria mediatica non sanno stare e cagnoline Lilli che vagabondano da una cuccia all'altra in cerca di guai, altrimenti detti cazzi. È arrivato anche questa settimana il venerdì, il giorno della figa nastro, che notoriamente mette d'accordo tutti quanti. E dunque riuscirò io, che ne sono sana portatrice, a mettervi tutti d'accordo e a farvi voler bene l'un con l'altro? Su via, fringuelli cari, provateci, almeno un po'. Io la mia parte la faccio e voi metteteci le palle. A più tardi. Gente di tutta Italia, ascoltate! Voi fascisti o comunisti, terrestri o asgardiani, cristiani o seguaci del maligno, cisgender o gender fluid, provax o novax, contribuenti o retributivi, il Morning Show è un programma senza filtri. Ogni riferimento a fatti e persone reali è del tutto in tono scherzoso e non diffamante. Se le parole forti e le idee sguaiate vi disturbano, avete 30 secondi per cambiare canale. Morning Show dalle 7 alle 9, Gottardone ti sorprenderà. Fasci comunisti, figli imprenditori, loro ti diranno poi la verità. Morning Show dalle 7 alle 9, se lo ascolti non ci crederai. 4-5 volte al giorno fanno l'amore. Costolone e mare in mano, 5-6 al giorno. Se vabbè, ma vai a fare in culo. Morning Show dalle 7 alle 9, è ora di finiamola con sto schifo. Morning Show, noi dobbiamo andare avanti. Buongiorno, 23 febbraio 2024, San Policarpo, e ricordate, imparate ad usare l'entusiasmo, perché in ogni situazione vi potrà tirare fuori. Ciao. Beh, ottimo, ottimo messaggio questo qua. Io faccio sempre il Morning Show con grande entusiasmo, anche se non è facile per me, non è facile neanche per Simone Aluni, che però stamattina ha risolto tutti i problemi tecnici che ci avevano caratterizzato ieri, e no, dall'idea di quanto entusiasmo. Tocchiamoci le palle, è andata bene stamattina, bisogna vedere, cioè... Va bene, insomma, è andata bene perché l'hai fatta andare bene te, non è che abbiamo premuto i tasti a caso come facciamo Homer Simpson nella centrale nucleare e poi le cose andavano bene. Quindi grazie a Simone Alunni, siamo in diretta anche questa mattina con grande entusiasmo, anche perché ho fatto una scelta politica molto chiara: preferisco chiudere prima piuttosto che parlare di Chiara Ferragni e di Fedez. Non me ne frega un cazzo, non ne sentirete parlare neanche un secondo, così rispondo anche al messaggio mandato da questo nostro ascoltatore. Buongiorno a tutti, buongiorno Alberto, buongiorno Simone, buongiorno a tutti i telespettatori. Io buongiorno, quello che vorrei dire è semplicemente una cosa. Qualcuno sta parlando adesso di questa Chiara Ferragni che si è lasciata con Fedez. Qualcuno. Ma la mia domanda è: ma chi cazzo se la vuole scopare questa? Ma questo è un cesso. Con tutto il rispetto, naturalmente, per i cessi. Intendo, posso dirlo? Allora, è una donna, dal mio punto di vista,
eccessivamente magra, molto diafana, molto eterea, e piacciono questo tipo di donne a quelli che di solito non sono molto appassionati della figa, perché uno che gli piace la figa piace di più una donna tipo la Venere di Botticelli piuttosto che una che sembra, sai, quelle galline al supermercato che sempre per le zampe e le scuoti poi le disossi, perché dà l'idea insomma di una non tanto tonica, però da un punto di vista fisico ha un viso invece bellissimo, quasi angelico, però quando costei si accostò, con i filtri. Ovvio, voglio vederla anch'io la mattina effettivamente, però anzi preferisco non vederla, pensa a Fedez di mattina come cazzo deve essere. Ma in ogni caso io quando l'ho vista accostarsi alla Venere di Botticelli mi sono reso conto che cazzo Botticelli era un vecchio appassionato di fica, e invece la Ferragni, io personalmente, e credo che la cosa sia più che reciproca, non mi girerei, o forse mi girerei a guardarla, sì, perché è famosa, ma non perché è formosa, capito? A me, io ho altri standard di donne, però non è che devi per forza pensare solo a quello. Quando pensi ad una donna, io che sono malato di fica, invece penso solo a quello, assolutamente. Sentiamo un'altra donna eterea che un po' alla Ferragni, almeno in quanto a bionditudine, assomiglia, e poi vari malati di fica che chiaramente intervengono su questo tema. Ma come sarebbe a dire un cesso, Chiara Ferragni? Ma me la scoperei pure io. Ma questo dove l'abbiamo tirato fuori? Questo dalle merendine? È una merda! Ma no, ma non è vero. Ma Gottardone, ma Fedez si sarà rotto i coglioni di scoparsela, dai. Alla fine è una stecca, come si dice. Mamma mia, una curva non ce l'ha, il culo non ce l'ha, le tette non ce l'ha. Che cazzo c'ha i soldi? E vabbè, però non parleremo questa mattina di Chiara Ferragni e di Fedez. No, ho deciso che piuttosto finisco alle 8, ma non voglio parlarne. Cioè, mi sono rotto i coglioni di questa roba qua, tutti a parlare del fatto che è andato via e cosa succederà adesso. Succederà un cazzo, succederà come nelle tantissime coppie, compresa quella composta da me e dalla mia, e spero presto, ex futura moglie, ex moglie. Che ci si divide tra i bambini, ce li hai e non ce li hai, cerchi di recuperare il tempo che purtroppo non puoi passare sempre con loro, perché hai scelto di essere felice piuttosto che essere ingabbiato in una relazione che evidentemente non aveva più nulla da dirsi. E basta, è finita la storia, se ne aprirà un'altra. È che poi chiaramente si aprirà tutto un bailam. Adesso Fedez è uscito con questa, lei invece è uscita con quest'altro, ma allora sono insieme, cioè si andrà avanti per degli anni, tanto che poi con un tempismo pazzesco il canale dove trasmette in diretta Fabio Fazio, che non, cos'è, Discovery Channel, non lo so, perché giuro che non lo so, e comunque è un canale, la 9 forse, sul 9, non ho il televisore, non lo guardo. E ho visto però su internet che hanno annunciato che poi domenica prossima, quindi se ne parlerà tutta la settimana di questa roba qua, e poi domenica prossima la Ferragni parlerà da Fazio, e quindi poi anche tutta la settimana prossima, cioè a me viene voglia di andare in ferie 2 settimane, ma mi farò mettere degli spilloni nelle palle piuttosto che parlare di sta roba qua. Sentiamo Vittorio da Stoccarda, il ottuagenario rincoglionito da Stoccarda, colui che evidentemente non è ispirato neanche questa notte, cosa ha da dire su questa vicenda? Sì, buongiorno, ma che cazzo dici? Non ne vuoi parlare e poi continui a parlarne. Ma io non ti capisco, che testa di cazzo che sei. Troncala lì la discussione, no? Che poi questa sceneggiata che si sono separati è soltanto per fare cassetta. Non è vero, non si sono separati per niente. Fanno credere. E siccome noi siamo una massa di coglioni, ce le beviamo tutte. Questi sono due figli di puttana. È una donna intelligente quella lì, altro che cazzi. E mo basta, avete rotto i coglioni, merdez e la Farragna lì. Sì, non volevi parlarne. Sono 10 minuti che ne parlo. No, vabbè, ho argomentato il perché secondo me non ha senso parlare di questa vicenda qua. Non,
non è che poi ci torno sopra durante la puntata o roba del genere, no, semplicemente nel morning show di questa mattina non sentirete nessuna discussione su questa cosa qua. Aprite a caso qualsiasi radio da adesso fino a mezzanotte e non parleranno d'altro. Invece io ho in qualche maniera, sentiamo la perla finale della tizia bionda. C'è la tizia bionda che quando sente il vecchio tuagenario, probabilmente punta all'eredità, che dovrebbe essere anche abbastanza cospicua di questo vecchio di merda. Sentiamo cosa sospira la nostra amica bionda. Comunque secondo me a Fedez piace il culo. Non lo so, ma che cazzo me ne frega a me, ma anche se gli piace il culo, e allora, se gli piace infilarsi dei termosifoni nel culo, ok, magari solo la punta, a me che cazzo me ne frega, che si infili qualsiasi cosa, non me ne frega assolutamente nulla, non parliamo più di Fedez, ma come mi suggeriscono la regia, parliamo di figa, non che me lo suggerisce Simone Alunni, me lo suggeriscono i nostri ascoltatori, no. Adesso è morto, non si sa, cioè, è proprio morto. Oh, benissimo, è caduto. E allora sai, secondo me è proprio la situazione Ferragnez che è un problema. Credevate di ascoltarvi tutto il podcast. E invece questo è l'antipasto che con un po' di sadismo abbiamo deciso di mettere disponibile a tutti quanti. Ma per continuare ad ascoltare la puntata devi abbonarti, cioè clicchi sul link successivo, quello con il lucchetto, quello con scritto a pagamento, e paghi. Se no, ascolti solo gli antipasti.